C'è stato un tempo in cui abbiamo vinto tutti. Ci sono stati quei 3.000 folli a Scampia. E c'è stato un momento in cui abbiamo imparato a non esagerare nelle provocazioni. Che dietro ogni personaggio c'è una persona. Che questo sarà pure solo un gioco, ma in notti così le tenebre sono dietro l'angolo. Vendette, ritorni, dediche. È la partita dei conti in sospeso. Dall'Hippo Arena di Napoli è Napoli-Milan. Bentornati sul mio canale da parte di Federico Marconi. Benvenuti a Napoli, nella gelida Napoli stasera, perché siamo a metà dicembre. È l'ultimo evento della 2023 e meno male, perché fa veramente freddo, è praticamente Natale, io sto congelando ma volevo fare il figo così senza giacca, ma malo sicuro. Torniamo qui dopo quel Napoli-Juve a Scampia di giugno, lì sì che faceva molto più caldo, ma soprattutto torniamo con una partita importantissima per la storia di questa YouTuber League, di questo girone, perché il Milan deve vincere per forza e la Roma è a casa a guardare al momento, ma poi giocherà con il Napoli e quindi si dipingeranno molte cose, molti scenari in vista di inizio 2024 e quindi della fine della fase d'andata di questa YouTuber League. Ma prima di entrare in clima partita, chiamo accanto a me Lasagna. Ciao Fede. Eccoci. Come stai? Ma molto infreddolito, però carico assieme a te di presentare questa partita. Infatti questa è una delle partite più attese della YouTuber League, nonché la prima volta che vediamo sfidarsi Napoli e Milan nella YouTuber League, perché nella Summer Cup le abbiamo già viste, sono stati dolori per il Napoli, quindi speriamo oggi che in casa loro possano fare di meglio. Nonostante ciò abbiamo alcune assenze e alcune new entry, come per esempio per il Milan, che come sappiamo già tutti Samuel è infortunato e anche Rosso oggi in bocca al lupo a Samuel, tra le altre cose. Esatto, in bocca al lupo per la guarigione. Ma per esempio un'assenza molto importante anche per il Napoli è Matthew, che sì, purtroppo ci sono da una parte oggi e dall'altra. Non sarà qui. Assenze importanti, le formazioni come sempre le avete scoperte su Instagram. Esatto. Ci sono però dei bei ritorni, perché c'è Mirko, io sono onestamente contentissimo che sia tornato qui con noi, che sia rimasto poi alla fine. Però chi c'è nel Milan? C'è Ragnar, Lasa. Questa è la partita di Ragnar, questa è la partita in cui Ragnar spera di, non so, segnare tutti i gol, fare lui la partita, giocherà da solo, io mi aspetto questo. Però come vedete in grafica poi c'è una situazione all'interno di questo girone molto particolare, banalizzata, perché la Roma ha giocato contro il Milan e ha vinto, quindi molto bene, è già una rarità questa cosa. Esatto, quindi vorrebbe dire che se il Milan dovesse vincere contro il Napoli, alla Roma basterebbe solo un pareggio per alla arrivare tua, in finale Roma, d'andata. Sì, esatto. No no ragazzi, è qualcosa di impossibile, non è quotato, cioè no, quotato infatti, a ne parliamo 70, quindi oggi. Calma, io oggi sono qui da imparziale, certo, a godermi questa partita, a godermi questo clima, e poi quello che succede a Fatti. Gennaio vedremo Roma-Napoli e poi faremo i conti, ecco, faremo i conti, infatti. Esatto. Ma intanto io a questo punto, Fede, me ne vado e vado a cercare i protagonisti e sentire un po' l'impressione. Io voglio sentire un po' di clima, entriamo in clima partita, è Napoli-Milan, benvenuti all'Hippo Arena. Simone, oggi ricomincia la sfida Crispo Campolunghi, lui è già a quota 6 gol, so che fare 7 gol in questa partita sarà molto difficile, ma è anche impossibile? No, nulla è impossibile, mia cara, però comunque vabbè, faccio i complimenti a Luca, perché comunque 6 gol in una partita sono davvero tanti. Col Napoli ho sempre, non si sa perché, il dente avvelenato, i numeri parlano per me, clima che da un lato destabilizza, dall'altra parte però carica. Temi la competizione con Ragnar? No, non temo la competizione, io penso a me stesso, cerco sempre di dare il massimo. Napoli c'è, siamo carichi e dobbiamo vincere. Per loro. Volevo sapere, c'è agitazione? Agitazione in realtà no, pensavo peggio, che i ragazzi fossero più agitati, siamo abbastanza tranquilli, sereni. Anzi, secondo me è anche lo spirito per affrontare questa partita, visto che comunque Napoli oggi è calda, non dobbiamo farci influenzare dalla tifoseria e stare concentrati sulla partita e fare il nostro match. Avete già vinto 2 volte contro il Napoli, quindi direi che oggi la vittoria è assicurata. Scusami, siamo nella patria della scaramanzia e io non posso che toccarmi. No, però devo dire una cosa, io sono molto contento perché oggi ritorna Mirko, che adesso lo so che schifo. Sta riscaldando. No, lo stanno massaggiando ed è uno spettacolo. Beh, vabbè, comunque in ogni modo, secondo me è uno dei giocatori più rappresentanti del Napoli, o comunque un volto rappresentante del Napoli. Io sono molto contento che sia tornato, perché questa è la YouTuber League, è formata da creators e lui è un creators del Napoli. Identifica, cioè tu identifichi il Napoli con Mirko. Allora, è sempre un'emozione giocare con questa maglia addosso. Poi dopo questo, dopo lo scudetto che è all'interno della felpa, ancora di più. La squadra aveva bisogno
comunque di un elemento, e hanno scelto me appunto come sostituto di Matthew. Probabilmente non sarò quello che tecnicamente magari sono il migliore, diciamo, della squadra, ecco, non lo sono, però spero che a livello emotivo riuscirò a portare appunto qualcosa alla squadra e magari, ecco, sbloccarmi anche con un gol aiutandoli, speriamo. E oggi siete nella vostra città con il vostro tifo, siete pronti a riaffrontare Ragnar? Chi? Ragnar, il portiere del Milan, non so, siamo qua a fare una partita, nessuna paura? Chi? Ah, ok. Non potete perdere questa partita, vi dico solo questo, non potete perdere questa partita. Beh, perché a quel punto sarebbe, già non so, non so neanche come chiamarlo, non ho ancora un termine. Io la vedo come una finale, quindi vedete ragazzi, e penso anche loro. Signori, siamo qui per questo, siamo qui per scrivere la storia, siamo qua per questo. Ancora una volta. Siamo a Napoli-Milan, siamo alla partita più importante della stagione del Berlino. Se riusciamo a vincere da qua, tutti quanti si ricorderanno i vostri nomi, tutti. Ricordate che stiamo giocando qua a casa nostra, deve essere un onore per noi che questi ragazzi sono venuti a vedere noi, Vagliù, che stiamo rappresentando il Napoli in questo momento. State indossando la maglietta azzurra in questo periodo pure particolare dopo lo scudetto, la sogniamo questa YouTuber League, quindi dobbiamo subito dare un segnale forte, deciso e forza azzurri. Dai Vagliù, dai, dai, dai! Il ragno rossonero, Ragnar! Un nuovo difensore, e che difensore! Angelo Carpani dei G-Kickers! Alessio Bucci! Nelson! Col numero 7, Steve! Altro ritorno, Kevin Calia! Marco Philadelphia! Con la 22, Harry Lazza! Con il numero 11, Simone Perlini! Con la 9, Daniele Brogna! Pubblico, ci sei per il Napoli? In porta, Dario! Il Kim di questa squadra, con la 3, Shaleboom! Con la 53, Ale Iannace! Con la 22, Baffo! Anche detto un baffet. Con la 5 era mister alla Summer Cup, Super Allan. Un nuovo innesto, un rinforzo in difesa, anche se il numero è ambizioso. Col 10 Patrizio Chianese. Con la numero 11 Fabio Di Mauro. Aveva minacciato l'addio, ma poi è qui per il suo Napoli, col 93, Mirko! Il bomber di questa squadra, Simone Crispo! E allora, è il momento del capitano, è il momento del 7, è il momento di Fius! Napoli, Milan, fateci divertire! Fischio arbitrino e occhio, perché finta Ragnar, va Angelo Carpani! Subito in porta, subito con Dario che dice di no. Primo tiro verso la porta da parte del Milan con il ragazzo dei G-Kickers, che calcia ancora Dario! La tiene lì! Occhio al nuovo acquisto del Milan, che si è iscritto mica male a questa partita. Chianese alza verso Mirko, gran pallone e controllo di Mirko, che lascia lì col tacco, non ha trovato compagni. Poi ha raccolto Iannace. Sale, e anche zona tiro, apertura per Crispo. Crispo! Ragnar! Poi Calia salva, prima che potesse arrivare Super Allan. Risposta del Napoli. Oh, non ci facciamo schiacciare! Con le mani Chianese. Ragnar, coi guantoni, poi rovesciata così di Di Mauro, che prova a prendere fiducia, a dare un segnale all'ambiente. Carpani e Ragnar, vediamo chi va, un destro e un sinistro. In barriera Crispo e Mirko, ma arriva anche Super Allan. Il fischiato arbitrino,
Carpani sul fondo. Si minacciano molto le due squadre in questo avvio. Entrambe vogliono tenere il pallino del gioco in mano, mentre Sciale rischia, ma se la cava su Berlini. Palla verticale di Sciale a cercare Super Allan. Grande controllo di Super Allan e Ragnar mette il calcio d'angolo. Come l'ha messa giù Super Allan, l'uomo che non ti aspetti, il bello della YouTuber League. Angolo per il Milan, battuto sul secondo pallo Carpani, si salva il Napoli sul colpo di testa di Angelo Carpani. Che bello zio al zio, madonna. Si accende intanto il primo fumogeno della partita mentre attacca il Milan, chiude Iannacce su Berlini. Il pallone a disposizione del Milan e si accende anche il secondo. Ecco la Napoli anche a dicembre. Fumogeno in campo, gioco da interrompere. Crispo porta fuori il fumogeno. Ecco la Napoli però, regà, c'è il senso anche meno. Va bene l'entusiasmo. Sul pallone Crispo, fischiato arbitrino. Parte Crispo, Ragnar vola e la mette in calcio d'angolo. Dai. Chiellesi ad alzare il pallone in verticale. È scivolato Nelson e quindi Crispo converge. Destro, Ragnar a dire di no, a mettere in calcio d'angolo. E adesso il Napoli attacca con più costanza e fa paura. Rimessa per il Napoli. Crispo lungo in zona Mirko o Iannacce, alla fine a metterla giù è proprio Iannacce che calcia, deviazione e palla in calcio d'angolo. Rischia il Milan, Iannacce stava per farlo così da casa sua, solo calcio d'angolo. Chianese verso Ragnar, che la mette addirittura a giochio, che si è lanciato, dribbling di Ragnar. Philadelphia può riservirlo, la porta a Philadelphia, cambia lato Berlini e Ragnar non arriva. E adesso deve rientrare in porta perché Dario calcia da casa sua. La partita sta già esplodendo, le squadre sono già lunghe, Ragnar è già uscito, è solo 0-0, ma che spettacolo. La porta a spasso, Chianese ne ha saltati tre, poi apertura per Iannacce, stop e tocco dentro, deviazione e pallone di calcio d'angolo. Ho avuto un dubbio. Così già sono debole di cuore, ma così no. Cambi, momento di cambi, intanto ha tremato tutta l'Hippo Arena. Cambi da una parte e cambi dall'altra, li vedete in grafica, sono entrati Brogna e Bucci da una parte, Fius e Baffo dall'altra. Carpani verticale a cercare Berlini, appoggio sbagliato e quindi Di Mauro, lo rincorre Bucci che gli sporca il pallone. Di Mauro ha comunque il possesso e crossa verso Crispo, che ha allungato il destro ma l'ha messa sul fondo. Il Napoli torna a far paura col suo 9. Va baffo con le mani su Ragnar, che non ha problemi. Madonna, i guanti di Ragnar! Hai visto? Adesso nei commenti diranno, solo contro di te stava senza guanti. E poi fa quelle cose, sai che è classico. Occhio a Brogna! Deviazione! Lazza! Dario! Grande risposta su Lazza. Pianese, corto, Fius! Deviazione e poi Carpani. Su di lui Di Mauro. Carpani alla difesa del pallone, in mezzo a due, non è vero, guarda cosa sta facendo Carpani. E poi sbaglia però, Crispo, Carpani, tanto per cambiare, ma Baffo se la riprende e se la trascina fuori. Angelo Carpani, così, con personalità, ha fischiato arbitrino. Parte Crispo, Ragnar, in bunker, in calcio d'angolo. Che brutta parata. Da bloccarlo con le mani Chianese verso Crispo, interviene Berlini, poi tocca Iannacce molto bene indietro per il suo portiere che abbraccia quel pallone, ma in teoria non si può, dei dubbi, anche se il pallone lo rivedremo dopo, perché il retropassaggio non era di testa, il retropassaggio, non mi confermate, era un retropassaggio e quindi qui qualche dubbio c'è, non era un retropassaggio. Om nega. Parte
Crispo, deviazione, pallone sul fondo, col fumogeno che arriva, con Ragnar che ha tremato e con l'ennesimo calcio d'angolo per il Napoli. Parte Fius, primo palo, occhio che la lavora e poi calcia Fius, Ragnar con le mani ancora Fius, Di Mauro! Di chi cazzo era quello? Questa all'Olimpico entrava, Ragnar. Raddoppiato, fischia due volte arbitrino, finisce 0-0 il primo tempo tra Napoli e Milan e non fidiamoci di questo risultato. È stata sì una partita tesissima ma anche ricca di occasioni. Ragnar ha fatto super interventi, Dario anche. Forse è partito meglio il Milan e poi il Napoli ha risposto. Fine primo tempo, siamo qui con Patrizio Chianese che è la prima volta che gioca in questa YouTuber League nel Napoli. Come ti stai trovando? Sì, sì, con loro ho già giocato alcune amichevoli e mi sto divertendo perché per giocare bene ti devi divertire. Beh, ma questo primo tempo ancora non c'è stata nessuno sbilanciamento. Cosa pensate di fare adesso? Lo so, stiamo cercando un po' di cambiare la formazione per essere un po' più offensivi. Però mo ripartiamo così come siamo iniziati il primo tempo e vediamo un po' come va. Cosa hai intenzione di fare in questo secondo tempo? Beh, spero di dare ancora di più, mi fido dei miei compagni e so che secondo me è fattibile. È stata molto equilibrata, secondo me siamo partiti meglio all'inizio e vediamo un po' come va. Giochiamo a palla, giochiamo la palla, ci arrivano in difesa, sto conciato. Oh, ce la facciamo. Ho capito, però... Oh, ce la facciamo, oh, assurdo. Assurdo, no, ce la possiamo fare. Ci credo. Assurdo. Al centro, stanno troppo scoperti però, raga. Adesso è sempre il numero uno, cazzo. Raga, Fucci, grande intervento, bravo la grinta. Ange, ce la fai. Voglia, io ho mai visto con una persona così grossa così come te. Harry, se mi dai quella spinta in più, vai a segnare. Come fa quello a non essere retropassaggio? Sono curioso, onestamente. Perché non lo è? Beh, non è retropassaggio perché il difensore aveva il corpo girato verso la fase d'attacco, diciamo. Voleva spazzarla su, non voleva retropassare. Tu dicevi voleva spazzarla su? Perché da qui sembrava volesse... Però tu mi confermi, se fosse stato volontario il pallone verso Dario, sarebbe stato retropassaggio. Sarebbe stato calcio di punizione dentro l'area. A due, beh, con la barriera giustamente, perché un calcio di punizione, ho freddo, sto a morire. Io di più. Tra l'altro, per il secondo tempo, Ragnar è sotto la curva del Napoli. Occhio, no, non che ci sia una curva del Milan, però avete capito il senso, è il settore più caldo. Tutto pronto, c'è Mengo che corre, sembra Heidi. Comincia il secondo tempo di Napoli-Milan. Dai raga! Sciale. Missione di Brogna, scivola Sciale. Occhio a Brogna che lascia Lazza, inserimento, rimpallo e Chianese chiude. Poi ancora Brogna! Dai Daniele, dai! Con un mancino alla Brogna. E apre dalle parti di Iannace. Difende su Lazza e trova Mirko. Anzi Fius. Che sceglie cross di Mauro, ancora al volo. Di chi cazzo era quello? Andrea, è tuo. Steve. Attaccato da Fius, indietro su Ragnar. Prova a prendere Crispo, rinvio verso Lazza. Tocca a Iannace, poi Steve. Anticipato, occhio a Crispo, limite. Palla buona per il destro di Super Allan. Sul fondo. Tanti errori nel Milan adesso e il Napoli cresce. Rischia arbitrino. Calcia Carpani, pallone che si abbassa ma non abbastanza, come calcia Carpani. Occhio alla rimessa su Brogna, che entra in porta, ma il pallone no, sul colpo di testa del capitano. Rimessa dal fondo già battuta da parte del Napoli, con Sciale e con Brogna che adesso lo va a riprendere. Partita che si sta veramente portando su binari di una tensione infinita, perché è sempre 0-0 ma basta un episodio. Di Mauro ad evitare Berlini e poi a lanciare verso Crispo, grande palla e grande recupero di Carpani che ormai non ci sorprende più. Di Mauro a cambiare verso Iannace, controllo, zona tiro, sterza e va sul destro, Iannace fuori, secondo squillo di Iannace. Rimessa Milan con il pallone verso Philadelphia che va da Berlini, grande idea, Berlini riesce a toccare il pallone, non a dargli potenza e Dario l'ha fatto suo. Sciale va in verticale, deviazione, palla che arriva a Crispo che dal nulla può sempre inventarsi qualcosa e qui lo ha fatto benissimo, calciato però alto. Iannace, sale anche Lazza in pressione, tocco centrale su Di Mauro che evita il
Fastidio di Filadelfia, poi scambia con Super Allan, eccolo ancora. Fabio Di Mauro, tocco dentro, occhio a Carpani che ha preso il tempo e vuole anche ripartire. Riparte Carpani che si è smaterializzato, ancora Carpani che ha preso il fondo, Carpani! E poi Filadelfia! Marco Filadelfia porta avanti il Milan! Che cosa ha fatto Carpani? Che cosa ha fatto Carpani? 1-0 Milan! Incredibile all'Hippo Arena! La ripartenza di Angelo Carpani! Il tocco a rimorchio per Filadelfia! Che segna il suo settimo gol con la maglia del Milan! Si segna Berlisi, Limolo in casa! Servitrino, eccolo! Eccolo! Eccolo Ragnar, deviazione! Stavo lì con la Ligo E poi Fiuschi allontana come può, pallamona per Filadelfia che calcia a giro! Come ha girato questo destro di Marco Filadelfia? Di Mauro, la porta a spasso e va da Crispo, reazione rabbiosa del Napoli, Crispo passa e poi la sporca Filadelfia, c'è un calcetto, si ferma Crispo arrabbiatissimo, parte opposta a Nelson, Sciale prima di Nelson e poi palla fuori, rimessa comunque per il Milan, con le mani va Steve Berlini. Ad alzare, fallo su Berlini, gamba alta di Sciale, punizione per il Milan. Tre in barriera nel Napoli, parte Carpani, Dario! A dire di no, no, non l'ha toccata, non l'ha toccata. Vabbè, ho fomentato Dario a caso, va bene. Ragazzi, dai, dai, dobbiamo vincerla con tanti gol! Di Mauro, Chianese, ruleta e va. Di Mauro prende il fondo e trova Mirko che è lì, deviazione, rimessa per il Napoli. Buon lavoro da parte di Mirko che è pronto con le mani e cerca Fius, occhio al volo, Fius gli riconsegna il pallone e allora Mirko crossa, secondo palo, Crispo, sponda Ragnar che è andato subito verticale, Sciale in zona, Mirko che la mette giù, poi appoggia su Fius che la mette giù a sua volta col petto, Lazza tocca, rimessa a Napoli, a testa bassa il Napoli, l'orgoglio azzurro che ricomincia da Sciale, occhio a Berlini che Sciale sta dormendo, Berlini gliela porta via, uno contro tutti però per Berlini, lascia Filadelfia dentro, Kalia, Kalia, la ripartenza del Milan, 2-0. Vicino anche Ragnar, un tandem che abbiamo visto spesso sul calcio di punizione. Parte Carpani a giro! Sul fondo! Pallone verso Di Mauro, dentro c'è Mirko, Di Mauro prende il fondo, poi la mette, deviazione ancora Di Mauro, dentro il pallone, Mirko! Mirko! Palla sul secondo, traversa! Traversa del Napoli! Confius! Confius! A 5 e mezzo dal tramonto della partita, il Napoli ha avuto la palla per riaprirla e l'ha messa fuori col suo capitano. Vai, vai, vai! Dalle parti di Baffo col Napoli che può ripartire. Sovrapposizione di Crispo e palla invece su Mirko. Col tacco, bello per Di Mauro che si accentra. Di Mauro calcia male! Calcia male, la mette sul fondo. Termometro che fa, petardi che continuano a far rumore. Ora fischia arbitrino, due in barriera. Parte Crispo! Sul fondo! Eccoci. Mamma mia che calcio! Ma che sei matto? Palla in zona Lazza, velo ma c'è Baffo. Subito mettere in movimento Crispo. Sinistro Ragnar la tiene! Bravo Ragnar! Dai, un po' più duro, dai! Filadelfia, pressione efficace di Baffo. Riparte il Napoli. Palla in movimento per Crispo, c'è Mirko dentro. Crispo affonda, Crispo, Ragnar! In calcio d'angolo! Angolo per il Napoli, che continua a far paura, cross sul secondo palo. Colpo di testa, rimettere dentro Di Mauro, Ragnar, Di Mauro, scivola! 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 E Ragnar la tiene lì! Fino alla fine il Napoli, con le mani Fius, cerca Mirko, Crispo, palla che viaggia verso Chianese, rientra, Chianese, Ragnar, 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 con le mani Fius a cercare Crispo, che la mette giù e lascia Chianese, bella giocata, Chianese apre per Mirko, che calcia, deviazione, poi palla in zona, Crispo,
sul fondo. Oh, ah, la difesa Veti. In teoria ultima palla della partita. Ha fischiato arbitrino. Parte Berlini, deviazione, traversa, Philadelphia! Philadelphia! Fa doppietta, fa 3-0, come alla Summer Cup! Finisce così, finisce col Milan che vince, finisce col Milan che cancella la delusione della sconfitta in casa contro la Roma e soprattutto passa questa delusione a Napoli che perde in casa 3-0 e dovrà andare a vincere a Roma, ma lì poi si dovrà parlare di differenza reti. In questo momento quello che vi posso dire è che ascolteremo i protagonisti con lasagna, mentre qua ci si gode il post partita, ovviamente lo vedete di animi contrastanti. In questo momento Roma e Milan a quota 3 nel gruppo B, alla Roma basterebbe un pareggio contro il Napoli, ma non è questo il momento di fare i calcoli perché c'è poi una partita da giocare a gennaio. Questo è quanto accaduto in campo e adesso sentiamoci un post partita che si preannuncia abbastanza caldo. A questo punto vi manca solo da affrontare la Roma in casa loro. Pensate di vincerla questa? Sì, sperando di ritrovarci con una testa migliore, perché nel primo tempo ho visto una squadra, nel secondo no. E dispiace non aver segnato quel gol a porta vuota, però purtroppo sono considerato tra quei scarsi. Il problema è che dall'altra parte gli scarsi non li hanno sbagliati quei gol. Mi dispiace perché comunque questi ragazzi che hanno aspettato 2 ore per vederci giocare, abbiamo giocato uno schifo. Stop. Ma adesso dobbiamo aspettare l'esito intanto di Roma-Napoli e poi vedremo cosa succederà. Noi oggi abbiamo dato tutto, abbiamo giocato da squadra. È stato merito della squadra, grande squadra, mi hanno accolto come sempre con grande amore, per questo cerco sempre di ricambiare. No, devo dire molto bene, un grande gruppo, infatti sono molto fiero dei miei compagni, anche se appunto era la prima volta che giocavo con loro, e devo dire che meglio così secondo me non poteva andare. Pareri su questa partita? Che siamo stati molto fortunati, c'è Wagner che ha fatto 4 miracoli, quindi siamo stati fortunati. Loro molto sfortunati sul finale, perché hanno preso pure una traversa. Nel primo tempo ha fatto 4 miracoli Wagner, cioè tante parate. Quindi io ringrazio la dea bendata, mi godo questa vittoria, mi godo la classifica, al momento ci sta premiando un pelo. Ovviamente forza Napoli per la prossima contro la Roma, perché così ce ne andiamo in finale. Dai, ciao! Molto contento, molto soddisfatto. Non era facile giocare contro questo pubblico magnifico che poteva far paura, ma ho visto i miei compagni belli carichi. Ho parlato anche questo. Yeah. Comunque contento dalla mia prestazione, di tutti i ragazzi e di questo giovanotto qua che si esalta. Più lo fischiano più si esalta, è incredibile. Esatto, com'è stato Ragnar giocare finalmente contro il Napoli? Chiedo scusa solo per le mie 2 clean sheet. Basta, signora. Finito.